Abbiamo seguito un percorso culturale a Tagliacozzo, scoprendo il monumento a Dante. Abbiamo ascoltato, letto da una giovane studentessa, i versi della Divina Commedia con cui Dante ricorda quell'evento di 750 anni fa. A Scuola Marsicana abbiamo ascoltato un brano musicale che è composto per ricordare e trasmettere con efficacia, come ha fatto, l'impressione di quella battaglia. Qui abbiamo ascoltato, e ne ringrazio molto, due storici che ci hanno rassicurato con grande efficacia e puntualità il significato di quell'evento e di quel che dopo è avvenuto. E ringrazio il professor Colapietra e il professor Grossi. Abbiamo seguito quindi un percorso di letteratura, musica, storia. Il nostro è un paese ricco di comunità, di storie particolari, di apporti culturali e artistici straordinari che vengono da ogni suo piccolo elemento territoriale. Questa è la ricchezza dell'Italia, non a caso in tutto il mondo apprezzata per il suo immenso patrimonio storico, artistico e culturale. Questo significa però per le nostre istituzioni difendere questa articolazione e quindi avere presente costantemente l'importanza della tutela delle zone interne, di quel che rappresentano non soltanto nella storia, ma nel presente e nel futuro del nostro Paese.